dello sfollamento, siamo andati nei rifugi di Magi, dove c'erano diverse famiglie. Nei rifugi ci siamo stati circa 8 giorni. Poi sono arrivati gli inglesi. A un comando inglese si era insediato a casa nostra. Intorno c'erano molte tende con i militari. Il nostro paese era diventato una specie di retrovia del fronte che si era fermato a Coriano e a Gemmano, dove c'erano grandi battaglie. Del 1944 ho dei ricordi precisi. Allora ero fidanzata con Bernardi Ennio, di Rio Salso. Era andato soldato, poi era tornato a casa dopo l'8 settembre. I fascisti l'hanno però sorpreso vicino a casa, ai primi di giugno del 1944. Eravamo tutti molto preoccupati, perché qualche settimana prima erano stati fucilati 5 ragazzi disertori.